Chiudo la porta.
la pila che era sopra il morsofone dove è? Lo vediamo. Ah, okay. Guarda, 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 guarda. Sei tornato qui con noi? Io farei vedere qualche camera al nome di questa porta. Ma si può vedere? Eh? Si può vedere? Sei tu che fai muovere quella porta? Guarda, guarda. Guarda, no. Niente ragazzi, prendo la telecamera un attimo. Prova, adesso da di là. Mi guardi, mi capo due. Tengo, tengo. Tieni un attimo. Guarda. K2 non si rumore. Guarda qua, fisso. Qua vicino a noi. Allora, stavamo cambiando la batteria della telecamera perché c'era fermato un secondo, c'è un rumore della matosca. E la terza batteria, che carica che sostituiamo. Siamo arrivati in un'ora e mezza, forse anche due. Sì. Ok. Scendiamo. Allora ragazzi, guardate per l'ultima volta questo manicomio, perché tra poco questa struttura verrà demolita. E la villa dai 1000 volti diventerà, dicono, un albergo di lusso, così girano voci nella zona. Andiamo giù. Ok, e facciamo qui, faremo l'ultima sessione di Ghostbox prima di terminare l'indagine, che è stata veramente pesante. Ok ragazzi, questa è la macchina, stiamo per fare l'ultima sessione di Ghostbox. Luca, ci sei? O altre entità. Altre entità o altri pazienti che hanno vissuto in questo ospedale. Ci sono anche degli strumenti lì sotto alla cucina che potete illuminare. Ma in questa struttura come si stava? Vi trattavano bene? Facevano elettroshock in questa struttura? Puoi dirci in quanti eravate?
Allora, la signora del posto, durante la cena, ci ha detto che in questo giardino era pieno di gatti, e questi gatti sono tutti spariti, perché delle voci dicono che ci sono state fatte, sono stati fatti dei riti dentro questa struttura. Te lo confermi? Puoi avvicinare a quegli strumenti lì, con le scatole nere, e farlo illuminare? Perché non le fai più illuminare? Sei ancora di sopra? Sopra. Ma lo di sopra. Quindi non ci hai seguito? Puoi fare illuminare lo strumento che hai in mano del santo, per favore? Sei stato tu a fischiare? Puoi dirci qualcosa su di te? Noi nella villa ci siamo già stati. Vuoi che ci torniamo? Sei qui? Io sono dei gran brividi. Anch'io.
Nella schiena? Nella schiena, sì. Anche te? Sì. Possiamo anche fermarci e poter dire con chiarezza che questa struttura è molto attiva, rumori, K2, sensazioni, di ansia, di brividi continui, provate di aria fredda, quindi tutte cose che ci portano a pensare che comunque questa struttura è stata comunque luogo di morte per qualcuno, senza dubbio. Quindi ci avviamo verso l'uscita, riprendiamo tutti i nostri strumenti. Un'ultima volta, vuoi fare brillare questo strumento che ho nelle mani? Puoi avvicinarti. È rimasto di sopra. Allora, tutte le entità con cui abbiamo interagito devono rimanere nel loro posto e non devono seguirci, ok? Volta. Adesso che dobbiamo andare via per la mano. Allora, ragazzi, ribrilla un'altra volta. Sì, ci sarò vedendo. Guardate, questo ci segue. Allora, ripeto che tutte le energie con cui abbiamo interagito devono rimanere in questo posto e non ci devono seguire. Ok? Questa era un'indagine a occhi chiusi perché comunque non ci sono notizie particolari sul web di che cosa è accaduto qua dentro, per cui era un'indagine diciamo a occhi chiusi.
come nella villa del resto, perché non ci sono fatti di cronaca che comunque riportano casi particolari, abbiamo constatato che ci sono delle presenze qui dentro, si sono manifestate in vari modi. Adesso valutiamo tutto nel montare il video con il Ghostbox. Ci rimane solo di salutarvi, di ringraziarvi sempre di cuore per tutte le soddisfazioni che ci state dando. Vi ricordo, come vi ho detto prima, che al raggiungimento dei 200 iscritti al canale faremo la nostra prima live, per cui vi invito a iscrivervi, cliccare la campanella per attivare tutte le notifiche, così quando pubblichiamo qualcosa vi arriverà la notifica appunto nel cellulare e sarete tenuti al corrente. Non ci resta che salutarvi, grazie ancora, e poi durante la diretta ringrazieremo uno a uno tutti quelli che si sono iscritti al canale, quelli che ci hanno dato fiducia sin dall'inizio. Un abbraccio e a presto, da me e da Alessandro. Ciao ragazzi, alla prossima. Scrivete, mettete like.